la mala sanità, la santità, per che più. La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, buffoni di corte, ladri di folli, per che più. Superpensioni, per che più. Ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commendatori, diete politicizzate. Amici telespettatori, telespettatrici, pensionate e pensionati, buona serata con il nostro programma, con il nostro, ecco, volere entrare in casa vostra. Voi ci state accettando da almeno 25 settimane, è un fatto importantissimo, i pensionati non hanno voce e questa voce che noi portiamo dentro le vostre abitazioni è la voce genuina dei pensionati. Stiamo trattando i vostri problemi, trattiamo i problemi dei cittadini in genere, stiamo tentando di organizzare l'ingresso dei pensionati dentro le istituzioni, cioè partendo dal basso. Noi non accettiamo nella maniera più assoluta che si gestisca una città come Napoli così come da 40 anni sta accadendo. E allora, rispetto a queste situazioni, avendo la consapevolezza che tutto può cambiare, però occorre avere la capacità di mettere insieme le persone, e tante ce ne sono a Napoli, di napoletani che hanno la capacità di fare, di contribuire, di mettere, ecco, Napoli al centro del loro interesse, a prescindere dagli interessi personali che hanno prevalso fino a questo momento nell'animo e negli atti dei rappresentanti del popolo, tra virgolette, così come i consiglieri comunali, i consiglieri di quartiere si definiscono. E io parto dalle municipalità. Perché i pensionati d'Europa partono dalle municipalità? Perché le municipalità, che sono 10 a Napoli, hanno un loro costo che è considerevole: 300 consiglieri di quartiere, 10 presidenti, 40, guardate bene, 40 assessori suddivisi per 4 per ogni municipalità, è il massimo del costo. E il rientro di tutto questo, cioè il risultato di tutto questo, si vive male. Ma non lo dico io. Noi, attraverso quello che stiamo facendo in giro per i quartieri, verifichiamo, ecco, recepiamo le istanze della gente, le denunce della gente. Non si vive bene. E allora noi riteniamo che, immettendo all'interno delle municipalità e del Consiglio Comunale di Napoli una linfa nuova, qualcuno dirà: ma come, tu vuoi mettere i vecchi dentro le municipalità? Io voglio mettere la capacità, la saggezza e l'altruismo di coloro i quali hanno fatto grande l'Italia ed hanno ancora da dare molto a che si possa recuperare quello che in questa società ancora esiste, che purtroppo viene sommerso dall'andazzo vergognoso che le istituzioni hanno creato. E allora noi da quest'oggi, e l'abbiamo già fatto lunedì scorso, ecco, stiamo continuando questa sera, mercoledì, ad avere un rapporto con voi che non è più il rapporto di Fortunato Sommella e basta. No, Fortunato Sommella, che rappresenta il Pensionati d'Europa, si accompagna ed è circondato da persone che vivono le singole municipalità e che vivono quindi il contesto di Napoli. Queste persone, nel corso di questa trasmissione, mi rivolgeranno delle domande. Anzi, io vorrei partire subito dalle domande. Prego. Sono Capaldo Emilio della sezione Soccavo Fuoriclotta, abito a via Garzilli e voglio esporre il problema che riguarda proprio il mio territorio, nel senso che abbiamo marciapiedi, le di cui mattonelle sono divelte, quindi quando uno cammina corre il rischio di cadere per terra, come stava succedendo proprio ieri sera a me. Per quanto riguarda il controllo, non ne parliamo proprio, controllo zero. Motociclette che salgono sui marciapiedi, macchine in terza fila, il controllo dopo le 7 e mezza di sera è finito, cessa qualsiasi tipo di attività delle forze dell'ordine. Strade fatiscenti, atti tempistici, non se ne può più.
proprio non se ne può più. Noi siamo anche anziani, non possiamo nemmeno intervenire a livello fattivo, perché per l'età che abbiamo non possiamo certamente adire a piedi fatti. Allora, come risolvere il problema? Io domando tutto ciò a Fortunato, come si intende intervenire a ragione di questo scempio? Grazie. Io ritengo che il funzionamento delle istituzioni sia di base, cioè se funzionassero le istituzioni, ciascuno per i compiti che la legge ad esse assegna, noi avremmo certamente una riduzione immediata dei disagi che vive la cittadinanza in una città come quella di Napoli. Perché quando noi parliamo di Soccavo, in questo caso parliamo di Soccavo, e mi viene detto che ci sono i marciapiedi che non vengono curati, magari se viene a piovere le caditoie si riempiono perché non vengono mai manutenute e quindi sono otturate, e i giardini, magari sotto ai marciapiedi cresce l'erba perché non viene mai ripulito il tutto, e non passano le squadre che vengono a mettere a posto il piccolo, cioè le piccole cose, cioè non vengono a fare la manutenzione ordinaria. Noi abbiamo perso di vista, questo è il grave, è quello che si portano addosso le amministrazioni che si sono succedute nel tempo alla guida di Napoli, cioè la manutenzione ordinaria è stata dimenticata completamente. E tu quando mi stai parlando, e ti ringrazio, della manutenzione dei marciapiedi, delle strade e di questa vergognosa situazione, le municipalità possono risolvere questi problemi, devono avere la dignità però di contrastare l'azione centralistica del Comune di Napoli. Devono dire: noi ci rimettiamo in blocco se non ci dai i mezzi, le squadre e i servizi tecnici necessari per poter intervenire ogni giorno sulle piccole cose, perché poi le grandi cose le deve fare il Comune, non c'è dubbio su questo, però la piccola manutenzione, l'ordinario, lo deve fare la municipalità, altrimenti devono essere chiuse le municipalità. Va bene? Per quanto riguarda l'ordine pubblico, ma l'ordine pubblico a Napoli hanno creato a livello urbanistico delle condizioni molto strane, sembra come se l'avessero voluto, praticamente hanno creato delle situazioni dove non c'è la possibilità, che non ci sono le piazze nei quartieri, non c'è la bottega nei quartieri, non c'è la passeggiata nei quartieri, non c'è niente, non c'è l'illuminazione adeguata nei quartieri, non c'è niente di niente di niente di niente. Hanno creato una condizione per Napoli, e qui c'è un retaggio culturale che risale agli anni 70, dove hanno affidato a questi grandi progettisti che avevano le menti imbevute di filosofia, illuministica, ma proprio portata alle estreme conseguenze. E allora queste cose qua hanno creato per Napoli delle situazioni che sono inaccettabili. Come si fa a rivedere queste cose? Bisogna che le persone come te, come altri che la pensano in maniera diversa, devono scendere in campo e devono stabilire il principio che non abbiamo necessità di scienziati che vadano a rappresentarci dentro le istituzioni, ci devono andare le persone normali, perché poi tutta l'impalcatura tecnica, amministrativa, eccetera, deve stare al servizio della politica, al servizio, però dobbiamo essere capaci di creare il gruppo che possa entrare in ogni municipalità ed al consiglio comunale, e dobbiamo chiedere alla gente: volete veramente cambiare le cose? Affidatevi, perché noi siamo pronti con la nostra capacità, con la nostra saggezza, con la nostra voglia di lasciare ai nostri figli e nipoti concetti che sono completamente diversi. E mi riattacco alle pensioni. Le pensioni sono una qualche cosa che hanno posto l'Italia al centro del mondo negli anni 20, 25, 26, 27. Noi abbiamo creato un sistema pensionistico che poteva durare all'infinito, se lo sono mangiate. Nel dopoguerra hanno mangiato tutto e hanno distrutto tutto, le forze sindacali e le forze politiche messe insieme, cioè perché dovevano distruggere tutto quello che ricordava il passato. Ed oggi parlano addirittura di abolizione delle pensioni. Non lo possiamo consentire. Partiamo dal basso per entrare nelle municipalità, nel comune, e per andare oltre. Questo è il nostro obiettivo. Quindi
amici telespettatori e amici che siete presenti, sappiatelo, noi siamo impegnati con questi obiettivi. C'è qualcun altro? Prego. Sono Rosario Carpasio, seconda municipalità, quella che comprende Avvocata, Monte Calvario. San Giuseppe, Porto e San Giuseppe, Pendino. Porto e Pendino. Perfetto. Il discorso è questo, nella seconda municipalità ci sono i problemi che ci sono in tutte le altre municipalità, più o meno. Però ne abbiamo uno gravissimo, quello dell'assenza totale dei vigili urbani, della polizia municipale, se non per un paio di ore la mattina per verbalizzare quelle poche macchine che fermano in divieto di sosta, dove abbiamo motorini, moto, scooter, auto che corrono a forte velocità in tutte le ore della giornata, non solo di notte quando le strade sono percorribili e libere, dove ci sono stati diversi morti, l'ultima pochi mesi fa, una donna di 60 anni. Non sono stati capaci di prendere provvedimenti in merito. Che cosa si può fare per evitare altri incidenti, altri morti sulla strada? Affrontiamo con questa domanda, io ringrazio chi me l'ha posta, un problema che è un problema atavico di questa città. Io voglio fare prima questa annotazione perché la faccio ai telespettatori, i quali ricorderanno certamente prima degli anni 65 che quando venne creato il Corpo dei Vigili Urbani a Napoli con tanto entusiasmo, ecco, venne creata anche una scuola per i vigili urbani e chi veniva immesso nel Corpo dei Vigili Urbani veniva preparato per assolvere ad un compito che è quello che plasticamente ci fanno vedere e che riguarda le altre città d'Italia, dove il vigile urbano quando ferma un cittadino si mette sull'attenti e chiede documenti con tutto il rispetto possibile e immaginabile e riceve rispetto dall'altra parte. Noi a Napoli queste cose non le vediamo da nessuna parte. A me dispiace dirlo perché sono persone tutte quante, però un corpo dei vigili urbani andrebbe organizzato, io non dico militarizzato, ma organizzato, inculcando certamente quella richiesta di rispetto che c'è da parte di colui il quale indossa la divisa quando la divisa gli viene data, perché guardate bene, ci sono stati periodi dove la divisa non è mai stata data al vigile urbano e questa è la colpa delle amministrazioni che si sono succedute e che hanno creato la vergogna in questa città. Perché non è vero che il cittadino è indisciplinato, che il napoletano non accetta l'ordine, non accetta niente, ma se tu dai l'emblema del disordine a livello istituzionale, che cosa ti vuoi aspettare sul piano pratico? E allora il vigile urbano deve recuperare il rispetto per la divisa che indossa, per farlo deve essere organizzato e ci deve pensare la politica, l'amministrazione comunale ci deve pensare, creando le condizioni perché la preparazione faccia parte del lavoro dei vigili urbani. In questa maniera cominceremo a parlare di fatti seri che sono quelli della presenza in strada sul territorio del corpo dei vigili urbani, il quale corpo dei vigili urbani non può essere quello che vediamo talvolta agli angoli delle strade per pigliare le multe e basta. Deve essere corpo dei vigili urbani che regola il traffico, che anticipa diciamo la violazione da parte dell'utente del codice della strada e che non sta lì a perseguirlo soltanto, perché di persecuzioni il popolo ne riceve troppo per la mancanza di impostazione, di una corretta gestione dei fatti che interessano la nostra vita. E allora su questo piano noi impostiamo la nostra attività, ma siamo, diciamocelo in maniera molto franca, noi sappiamo che non andremo, ecco, in consiglio comunale o nel consiglio di quartiere con 30 eletti per ogni municipalità e con 42 eletti in consiglio comunale. Noi andremo con un numero di persone che ovviamente dipenderà dal consenso che i napoletani ci vorranno dare, mi auguro che sia tanto, va bene, però noi sappiamo anche che le decisioni si adottano a maggioranza. Però vi voglio dire, avendone avuto qualche esperienza negli anni che furono, e parlo degli anni 80-90,
nel momento in cui dentro ai consigli c'è qualcuno che fa funzionare il consiglio, che cioè entra nel consiglio nel momento in cui apre l'ufficio amministrativo e tecnico e ne esce dopo 4 ore, 5 ore, 6 ore, svolgendo e magari passandoci l'intera giornata, perché si va a fare il sopralluogo, perché va a girare il territorio e così via, e nel momento in cui lo fa una persona, lo fanno due persone, lo faranno tutti quanti. E nel momento in cui si vede che quando viene convocata una commissione, perché è organizzato in commissione il lavoro delle municipalità come il lavoro dei consigli comunali, e che in commissione si aprono i lavori delle commissioni e c'è chi dà la sua presenza, firma e se ne va, e poi si piglia il gettone di presenza. Abbiamo visto dei servizi televisivi che hanno riguardato la Sicilia. Io suggerisco a qualche buon magistrato di fare una piccola indagine nelle municipalità napoletane per andare a guardare se a Napoli si verifica o meno quello che si è verificato in altre municipalità fuori dalla città di Napoli. Allora, su questo noi contiamo, perché i pensionati, le persone per bene, quelli che hanno fatto grande l'Italia, non si faranno passare la mosca per il naso, così come si dice. E sapranno incidere sul funzionamento delle istituzioni e si potranno risolvere molti dei problemi evidenziati. Grazie. Buonasera, sono Ciro Crocifoglio, non municipalità, Soccavo Pianura. Io non voglio porre la domanda sul degrado e sull'abbandono dei nostri quartieri, né voglio porti la domanda sui nostri pensionati, che sono 300.000 pensionati e che vivono un disagio continuo, perché questa politica si è appiattita verso il basso. Quindi di politica non si parla più, ma quella vera, concreta, reale, attiva e fattiva. Ti voglio porre la domanda invece sui giovani. Napoli pochi anni fa aveva circa 1.100.000 abitanti, più o meno. Siamo arrivati che nel giro di pochi anni siamo al di sotto del milione. Voglio sapere da te che motivo hanno ancora i giovani oggi di Napoli a restare in questa città e non abbandonarla come hanno fatto in questi ultimi tempi. E poi un imprenditore, perché dovrebbe organizzarsi e mettere un'industria, va bene, e dare quell'input di produttività a questa città e a questa regione? Grazie. Una domanda complessa, una domanda che affronta l'attualità. Io voglio partire, ecco, per rispondere a questa domanda, dall'ultimo atto di un sindaco che dopo 5 anni di gestione amministrativa, perché siamo ormai all'epilogo della sua gestione amministrativa, parlo di De Magistris, ha lasciato l'Assemblea degli Industriali Napoletani l'altra sera in segno di protesta, perché qualcuno, il presidente dell'Unione Industriale, gli ha contestato la inopportunità di ricorrere al TAR contro il presidente del Consiglio, che ha nominato un commissario straordinario per Bagnoli con un fondo di partenza di 50 milioni di euro. Perché mi riferisco a questo? Perché un amministratore di una grande città come Napoli, che ha delle risorse enormi, che potrebbe consentire a tutta la nostra gioventù, che è la meglio gioventù, non è vero che la meglio gioventù è quello che si trovava nei locali dove c'è stato l'attentato a Parigi, non è quella la meglio gioventù. La meglio gioventù è quella che decide di lottare e di cacciare chi impedisce loro di andare avanti nel proprio paese. Allora, perché l'Unione Industriale ha contestato De Magistris ed io, come pensionati d'Europa, contesta De Magistris per l'atto che compie a spese mie,
e di tutti quanti voi, amici telespettatori, perché un ricorso al TAR costa e De Magistris lo fa con tanta facilità, che prelevando dai fondi del comune, che sono i nostri fondi, per contestare che cosa? La incapacità della città di Napoli di rimuovere a Bagnoli la condizione di stallo che dura da 40 anni per effetto della incapacità delle giunte di sinistra che si sono succedute da allora ad oggi, a cominciare dal 73, da quando prima si cominciò a pensare alla delocalizzazione dell'Italsider e poi è durato tutto il tempo fino agli anni 80. Siamo a distanza di 40 anni, si sono persi 14.000 posti di lavoro, non è stato recuperato un solo posto di lavoro, tutto langue e triste. E quindi una grande risorsa, come di grandi risorse a Napoli ne esistono tante e che potevano essere patrimonio di un lavoro a favore dei nostri giovani, sta lì che grida vendetta nei confronti di chi la politica a Napoli ha gestito e ha interpretato per tanti anni. Ma come Bagnoli ce ne sono tante altre, e allora le situazioni noi le dobbiamo affrontare in questi termini. La domanda complessa noi la rinviamo, ecco, la continueremo a trattare anche nella trasmissione di venerdì, perché un argomento come questo pone in discussione tutta quanta la politica amministrativa napoletana e pone in discussione tutto quello che noi dobbiamo fare per modificare questo tipo di andazzo. Amici telespettatori, grazie per l'ascolto, seguiteci, dateci una mano, partecipate, chiamateci nei vostri quartieri, nelle vostre municipalità, nei vostri locali, dove noi saremo ben felici di venire a trasmettere in via diretta dalle vostre case. Grazie per l'ascolto, buona serata. Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole. Quello che non ho è di farla franca. Quello che non ho è quel che non mi manca. Quello che non ho